Bentornato, Dick. Qualche settimana fa, io e un altro paio di ragazzi abbiamo bruciato un nido. Un nido di furiosi, intendo. A un certo punto è uscita una femmina, una sirena. Lasciatelo dire. St. John, ci sei? Sono Brian. Aspetta. O'Brien, sono stanco del lavoro sporco. Hai notizie per me o no? Sì, beh, intendo... Sì, ho qualcosa. E di chi si tratta? Solo un'ultimissima volta. Hai sentito quello che ho appena detto? Basta, davvero. Ultimo incarico, poi ci vedremo e ti dirò cosa ho scoperto. Scordatelo. Il secondo nome era Irene, giusto? Sarah Irene Whittaker. È nel suo foglio di ricovero. Un ultimo incarico. Sì. Solo uno. Ti ho inviato le coordinate. O'Brien Cure. Ehi. Ehi, sembri andare di fretta. Già. Ricordi quel bastardo della Nero di cui ti ho detto, O'Brien? Sembra avere notizie per me, ma prima vuole che porti a termine un ultimo lavoretto. Sì. Ok. Dovresti venire. Dici? Nah. Schizzo mi ha messo in campagna. Sfamerò il mondo a un'erbaccia alla volta. Al diavolo, Schizzo. Ti riporto subito indietro. A quant'è che non vedi un elicottero? Gli dirò che ti serviva una mano. Ti fa sempre ridere, vero? Dove andiamo? Dalle parti di Melacqua Lake. Sai dov'è? Sì, a nord del Rogue Thunder, vicino alla strada di Waldo. E cosa cerchiamo? Un elicottero della Nero è atterrato in zona per chissà quale motivo. O'Brien vuole spiegarmi cosa hanno in mente. Quindi O'Brien è... Cos'è? Il tuo capo? L'uomo nell'ombra? Sai... No, sai perfettamente perché siamo qui. Era solo una domanda. Però gli scodinzolo intorno come un cane in calore. Mi sbagli di grosso. Allora, come va? Non male, ho visto di peggio. Mi dispiace lavorare nei campi, strappare le erbacce e tutto. Mi ricorda l'infanzia. Andavo sempre a trovare mio zio nella sua fattoria di Edria, al confine con l'Idaho. E passavo l'estate nei campi di Barbabietola. Aveva una piccola moto incrostata di fango. È lì che ho imparato a guidare. Attento, potrei iniziare a chiamarti zio Tobia. Quando arriviamo, restami vicino e qualunque cosa accada, non farti vedere. Quella gente ha il grilletto facile. Ok, ok, resto giù, tengo la bocca chiusa ed evito di farci ammazzare. Senti, Dick, grazie di avermi portato con te. Non vedevo l'ora di uscire da quel buco, anche a costo di farmi scarrozzare. Ci credo. La zona deve essere sicura. Aprite le orecchie, voglio che mettiate il perimetro in sicurezza, chiaro? Forza, diamoci da fare. Ok, stammi vicino. Ti seguo a ruota. Era da un pezzo che non lo sentivo. Già. Eccolo. Non avrei mai pensato di rivederne uno. Non è volo, almeno. No.
Ok, ora osserva. Prima escono i soldati e mettono in sicurezza l'area. Poi tocca il genietto, il ricercatore, lo scienziato, quello che è. E scende e si guarda. Le sue ricerche scientifiche. Siamo qui nel mezzo del nulla perché possiate raccogliere merda di furioso. Precisamente. Ok, se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di claytonia perfoliata. Vale a dire? Nota come lattuga dei minatori. Non interrompermi. Così come di bacche monoiche di Juniperus communis. Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba. La stessa dieta di un cervo, insomma. Sono onnivori come noi, ma i loro stomaci digeriscono molto meglio la cellulosa. Già, ok. E quindi? Quindi non patiranno la fame quando ci avranno divorati tutti. I furiosi non rischiano l'estinzione ora come ora. Merda, non è bene, vero? No, non lo è. Qui ho finito. Ok. Torno alla moto. Hai capito qualcosa alla radio? Mi sembra assurdo, cazzo. Tutti quei fondi statali e loro raccolgono merda di furioso. Sì, te l'ho detto, non capisco cosa cerchino o perché. Avranno come una base qui intorno, no? Li hai mai seguiti? Sì, ma spariscono sempre oltre le montagne, verso sud. E con la superstrada bloccata non riesco mai ad avvicinarmi. Figli di puttana, sembra ci debbano parecchie spiegazioni. Ciao.